Siamo sul Monte Bondone. Oggi andremo a visitare le tre cime, Cornetto, Dos d'Abramo e Cima Verde. Beh, e questa è l'ultima escursione per quest'anno sul Trentino, chiaramente. Noi continueremo ancora con le nostre escursioni in altre zone, ma per quest'anno il Trentino lo salutiamo con quest'ultima escursione che penso valga proprio la pena fare tra queste stupende montagne qua sul Monte Bondone. Questi boschi, prima degli anni 70, non esistevano. Questi abeti sono stati piantati per il commercio del legname nel Trentino. In questi percorsi è facile incontrare delle malghe con il bestiame al pascolo. Da qui possiamo ammirare anche la cima Palom. Guardate che meraviglia, eh? Si vedono i paesi a valle di queste montagne. La cima che vediamo da qui è la cima Cornetto. Sorgente nascente o nascent. E ora mi riempio il mio pentolino e mi rifocillo con quest'acqua di montagna. Il cosiddetto abbigliamento a strati. Ora ho caldo.
è veramente bellissimo. Questi sassi sono tutti rosa, meraviglioso. E penso di aver passato il punto di non ritorno dell'anello. Ora devo concluderlo per forza, anche se, diciamo, poco fa ero molto titubante. Grazie ad Alessandra sono arrivato quassù. Beh, perché non dirlo? Io soffro un po' di vertigini, quindi per me questa è stata un'impresa piuttosto importante. Pensavo di non farcela. E invece ce la sto facendo. No, è grazie a te, caro Stefano, perché le gambe ce le hai messe te e soprattutto la testa. Discesa? Vai! No, sentiero, altrimenti facciamo lo sci d'erba. No, sentiero. Sentiero che tra l'altro ci porterà fino a Viote, posto nel quale festeggeremo il nostro arrivederci al Trentino per quest'anno. E al Monte Bondone. Ieri, siccome è piovuto e anche parecchio, su queste pietre è bene stare attenti perché sono un po' scivolose. Questo sentiero è abbastanza impegnativo. Tutto in discesa, tutte pietre, come si diceva prima, scivolose. E vabbè, arriveremo a fondo? Penso proprio di sì. Alla fine non so se è più impegnativa la discesa della salita, ma... Fine del sentiero tortuoso. E tra natura e splendidi crinali abbiamo fatto un bellissimo anello di 10 km, quasi tondi.